Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Benvenuti a questa edizione del nostro notiziario in questo sabato 10 agosto, nel quale la Chiesa celebra la memoria, anzi la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Una ricerca dell'Università dell'Aquila pone fine, dati alla mano, alla polemica sulla presunta previsione del sisma del 6 aprile 2009. Sulla base di un aumento delle emissioni di radon. Secondo lo studio, coordinato da Giuseppe Pitari e pubblicato sulla rivista Environmental Earth Sciences, nessun aumento significativo della concentrazione di radon ci fu nel marzo 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008. Il confronto tra il marzo 2009 e il marzo 2004 mostra anzi una diminuzione media del 30%. Dalla prossima settimana sarà attivato in via sperimentale sui comuni della costa adriatica abruzzese il servizio gratuito Wi-Fi Coast, il servizio cioè di rete gratuita del Wi-Fi, rete cioè senza fili, sulla costa abruzzese sarà sviluppato in modo progressivo dai vari comuni e questa fase di avvio servirà soprattutto per sperimentare la piena funzionalità del servizio. Ad inaugurare questo servizio con un simbolico tweet sarà l'assessore regionale al turismo Mauro Di Dalmazio, un servizio tra l'altro importante anche in caso di allerta meteo, perché appunto consentirebbe ai bagnanti di essere informati in tempo reale. Ieri a Chieti sono stati riconsegnati i lavori in via Papa Giovanni XXIII che hanno interessato in particolare il tratto di strada che va dal parcheggio multipiano coperto a via Nicola da Guardiagrele. Lo ha reso noto il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, insieme all'assessore ai lavori pubblici Mario Colantonio. Gli interventi sono consistiti nel rifacimento del marciapiede e in una serie di lavorazioni aggiuntive, tra cui un'area apposita per la fermata degli autobus. A Pescara partirà a settembre il cantiere del terzo lotto di opere per realizzare la palestra polivalente a San Silvestro, annessa alla scuola elementare e situata proprio sulla piazza. Le opere dovranno essere concluse entro 180 giorni, cioè entro 6 mesi. L'importo complessivo dell'intervento è di 350.000 euro, ricavati grazie alla devoluzione di un vecchio mutuo. Lo sversamento temporaneo di liquami che si è registrato domenica scorsa alla foce del Fosso Pretaro sul territorio di Francavilla al Mare non ha interferito con la balneabilità della costa pescarese, anche al confine con la stessa Francavilla. La conferma ufficiale, che già era stata anticipata comunque a livello ufficioso nei giorni scorsi, è arrivata ieri. Resta comunque alta l'attenzione, come comunica il Comune di Pescara, nei confronti dell'ACA, che, dice il Comune, deve garantire il perfetto funzionamento. Continua a Pescara l'apertura quotidiana per i parcheggi temporanei sull'ex tracciato ferroviario, ossia via Castellammare o la cosiddetta strada parco, che domenica scorsa ha fatto registrare ben 1000 presenze, apertura che proseguirà sino al prossimo 25 agosto. Ancora domani, ogni giorno per il periodo clou dell'estate, si potrà lasciare l'auto in sosta lungo l'asse per andare al mare, un asse capace di accogliere almeno 1000 mezzi.
Appuntamento numero 74, oggi e domani con i weekend ecologici, ossia le chiusure al traffico del centro cittadino di Pescara. Si tratta delle chiusure al traffico di via De Amicis, via Mazzini e via Regina Margherita, appuntamenti che sono stati prorogati sino al prossimo 29 settembre e che si svolgeranno dalle 17 alle 20 per liberare dalle auto il centro urbano riconsegnato ai pedoni. Saranno almeno 200 le bancarelle che domenica prossima invaderanno, quindi domani invaderanno pacificamente le vie del centro di Pescara, ossia Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Repubblica e Corso Umberto, nell'ambito della manifestazione Commerciando nel cuore della città 2013, organizzata dal nuovo Consorzio Abruzzo 2001, la fiera storica della città che quest'anno spegne la sua 20ª candelina. Sarà Pescara ad ospitare oggi e domani il campionato italiano di surfing sports, una disciplina che si svolgerà nello specchio acqueo e nel tratto di spiaggia che si trova davanti allo stabilimento balneare Le Hawaii su Uviale Riviera Nord. Per consentire la manifestazione, che porterà in città oltre un centinaio di atleti, è stato istituito il divieto di sosta e di fermata nel tratto stradale antistante la struttura balneare. Domani sera alle ore 21 presso la chiesa di Madonna del Fuoco in Pescara sarà celebrata una santa messa in suffragio di Monsignor Giuseppe Comerlati, già vicario generale dell'arcidiocesi di Pescara Penne, deceduto lo scorso anno. Restano chiusi intanto per ferie da oggi fino al prossimo 2 settembre gli uffici della Curia Arcivescovile di Pescara Penne. Si terrà all'Oasi dello Spirito di Montesilvano l'appuntamento annuale del convegno diocesano. Sabato 28 settembre, domenica 29, catechisti, operatori di pastorale, educatori, animatori e giovani rifletteranno sul tema la Chiesa e comunione. Oggi la direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Massimiliano De Luca. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono piogge e schiarite al mattino, temporale e schiarite a metà giornata, piogge e schiarite nel pomeriggio e cielo poco nuvoloso in serata con temperature da 23 a 26 gradi e venti moderati. Domani si prevede cielo sereno con sole caldo nelle ore centrali, temperature da 23 a 31 gradi e venti moderati. Il mare è previsto mosso sia oggi che domani. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.